Dolore e tristezza, questi i sentimenti che pervadono oggi la comunità di Calamonaci dopo aver appreso la notizia che un'intera famiglia, originaria del piccolo comune agrigentino, è stata distrutta in un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di martedì 2 agosto sulla bretella autostradale Ivrea-Santhià in territorio di Settimo Rottaro, nel Torinese. A perdere la vita Antonino Marsala, di 40 anni, sua moglie Raffaella Magliaro, di 32 anni, e il loro figlio Lorenzo, di 15 anni, tutti di Calamonaci, ma residenti da anni in Inghilterra per motivi lavorativi. La Panda su cui viaggiavano si è scontrata con una Toyota Yaris. Per loro non c'è stato nulla da fare, mentre gli occupanti dell'altro mezzo, seppur feriti, non risultano essere in pericolo di vita. Da quanto si apprende, la famiglia Marsala stava rientrando a Calamonaci dal Regno Unito per prendere parte ai festeggiamenti del patrono San Vincenzo Ferreri, che tornano a svolgersi dopo 3 anni di pandemia e di restrizioni. Attonito il sindaco Pino Spinelli, che abbiamo raggiunto telefonicamente per un commento. Secondo me, andando le condoglianze ufficiali da parte mia, di tutta l'amministrazione e di tutta la comunità, ai familiari delle vittime, dei giovanissimi. Purtroppo un incidente che è stato proprio un fulmine a ciel sereno. Si hanno perso la vita tre giovanissimi che stavano venendo proprio in vacanza a Calamonaci in occasione della festività, dopo 3 anni di blocco dovuto alla pandemia. Lei conosceva questa famiglia Marsala? Allora, io lui lo conoscevo, certo, perché veniva spesso quando poteva a Calamonaci a trovare, perché aveva un bel po' di familiari, quindi lo conoscevo, non avevo rapporti nel senso, però con paesane sicuramente. Una bravissima persona, la moglie, sicuramente so che era pure una brava ragazza, e poi posso dire, giovanissimo, con tanto dispiacere. Purtroppo sono disgrazie che non dovrebbero succedere, ma succedono. Questo ovviamente in un certo senso darà anche purtroppo un tocco di lutto alla futura festa di San Vincenzo. Sì, purtroppo ormai tutto pronto, tutto è, però ho parlato già con il nostro parroco. Durante la processione di domenica faremo una preghiera per queste vittime dell'incidente. Sicuramente saranno ricordate da parte di tutta la comunità. Sa se questa famiglia aveva ancora parenti, amici a Calamonaci? Sì, parenti, amici non ne mancavano, perché era una persona che sapeva mantenere le amicizie, perché chi viene da fuori la nostalgia è sempre nativa.